Il nostro viaggio di ritorno ci porta a Cracovia. Una breve visita di una giornata ci permette di vedere solo alcuni luoghi di questa affascinante città. Iniziamo la nostra visita dal castello di Cracovia. Autentico simbolo della nazione, il Wawel sorge sulla sommità di una collina ed è il luogo storicamente più rappresentativo di tutto il paese. Sede dei re per oltre 500 anni, sin dagli albori dello Stato polacco, mantenne gran parte del proprio potere simbolico anche dopo che la capitale fu trasferita a Varsavia alla fine del XVI secolo. Oggi è il silenzioso guardiano di un millennio di storia della Polonia ed è il sito più visitato di tutta la nazione. Alla torre più alta della Basilica di Santa Maria è legata la leggenda dell'Ainal Mariachi, la chiamata raccolta con cui la sentinella avvisava gli abitanti di Cracovia dell'arrivo di forze ostili. Nel 1240, durante l'invasione dei Tartari, l'allarme risultò però fatale. La sentinella venne infatti trafitta da una freccia a metà dell'esecuzione del pezzo di tromba. In memoria di questo episodio, ogni giorno, allo scadere di ogni ora, un trombettista intona l'Ainal, interrompendo a metà l'esecuzione, coerentemente con quanto raccontato dalla leggenda. Per effettuare una rapida visita si può noleggiare una vetturetta elettrica ed il conducente vi condurrà in alcuni dei luoghi più importanti della città. Particolarmente interessante è la visita a ciò che rimane del quartiere ebraico di Kazimierz, dove nel 1939 vivevano circa 65.000 ebrei, tutti deportati nei campi di sterminio. Di questi, soltanto 6.000 sopravvissero alla guerra. Questa è la piazza dove i nazisti riunivano gli ebrei da deportare, oggi contrassegnata da un monumento costituito da 70 sedie vuote. L'intenzione è quella di rappresentare il mobilio e gli altri oggetti lasciati sul posto dai deportati. La visita ci porta anche di fronte alla fabbrica di Oskar Schindler, sulla cui entrata sono esposte le fotografie degli ebrei salvati dallo stesso Schindler. La Basilica dell'Assunzione di Nostra Signora, meglio nota da queste parti con il nome di Mariachi, di imponenze ricchezza e bellezza. La volta blu trapuntata di stelle della navata lascia davvero senza fiato.
prossima tappa, Telk, in Repubblica Ceca, dove ci attende una simpatica sorpresa.